Impegno non massimo e mezzi inadeguati per domare l'incendio. Il titolare di Agrimarket, divorato dal fuoco, cita per danni il Ministero degli Interni. Agrigento, al villaggio Mosè, il fuoco di Agrimarket non si è ancora spento. Il rogo che divorò il negozio e bruciò la palazzina arde sotto i tizzoni degli interrogativi e delle carte giudiziarie. Il proprietario, il signor Franco Tarallo, che il pomeriggio del 3 marzo del 2007 fu testimone passivo del fallimento della propria attività, carbonizzata dalle fiamme, adesso rivendica i danni dal Ministero degli Interni. Sì, perché secondo l'imprenditore originario di Grotte e il suo avvocato difensore, i vigili del fuoco non avrebbero speso massimo impegno e risorse adeguate per domare la furia dell'incendio. Tarallo ricorda i pochi mezzi sul posto, l'acqua e le altre sostanze non sufficienti, ad esempio la schiuma. E dunque presenta il conto, 3,5 milioni di euro. L'atto di citazione, come da codice di procedura civile, è già nero su bianco ed è stato anche scritto che, come confermato da alcune perizie, il fuoco è stato appiccato dolosamente e prova ne è che le fiamme sono divampate fuori dal negozio e non dentro. Ogni città è segnata storicamente da una tragedia, dall'alluvione di Firenze di ieri all'oggi di Genova. Ad Agrigento la frana delle 66, poi la pasquetta miracolosa del 25 aprile scorso che ha scongiurato le catombe del Venerdì Santo sotto le macerie del Palazzo Lo Iacono e così anche l'incendio di Agrimarket. La ferita degli sfollati non è stata ancora del tutto rimarginata. Il 17 luglio del 2008 uno degli sgomberati, cardiopatico, senza casa e lavoro, lui Raimondo Bellanca, si incatenò innanzi alla prefettura in sciopero della fame e delle medicine. Si sono fatte male i conti.